Bene, buongiorno. Oggi parliamo del 2 GoPro Hero 8 Hero 7 che qui vediamo appaiate e ne parliamo soprattutto per i risvolti nell'ambito subacqueo. Le due videocamere appaiono simili ma non sono perfettamente uguali. La Hero 8 che vedete qui è leggermente più grande, più alta rispetto alla sorella precedente Hero 7. Le cose che interessano di più noi subacquei sono fondamentalmente due, cioè dire, da una parte hanno modificato nettamente, quindi hanno stravolto la sezione relativa alla accensione e spegnimento della videocamera, quindi il tasto mode che nella GoPro Hero 8 è stato portato su questo fianco che qui vedete, e invece per quanto riguarda la Hero 7 era nella parte completamente opposta. Questo naturalmente comporta che tutte le custodie che avevamo, a prescindere da altre differenze, già non potrebbero andare bene perché i tasti sono all'opposto l'uno dall'altro. Ma una cosa ancora più evidente è la sporgenza dell'obiettivo delle due videocamere. La Hero 8 non ha più il frontalino che si poteva estrarre nella Hero 7, anche se teoricamente facilmente, ma all'atto pratico è durissimo. Questo comportava evidentemente la necessità di estrarlo per inserirlo nella custodia originale della Hero 7, che è quella che vi faccio vedere adesso, questa, e che praticamente comportava l'impossibilità di inserire la videocamera con l'obiettivo montato perché non poteva entrare, sporgeva, non chiudeva, perché si doveva necessariamente togliere il copriobiettivo. Così, se per caso la custodia si allagava, naturalmente la videocamera avrebbe fatto la stessa fine, si sarebbe allagata. Con la GoPro Hero 8 hanno tolto questa possibilità. Molti si lamentano perché dice: ma così l'obiettivo si può rovinare, non si può sostituire. Io devo dire che facendone un uso anche intensivo, l'obiettivo qui, il copriobiettivo della Hero 7, non ha mai avuto problemi, quindi diciamo che questo potrebbe essere forse un vantaggio, il fatto di aver eliminato questo copriobiettivo a togli e metti. Però chiaramente hanno modificato le dimensioni, ve le faccio vedere, magari così si riesce ad apprezzare di più la differenza di dimensione tra i due, vedete? E quindi quando i due riquadri sono così diversi, capite bene che utilizzare le nostre custodie subacquee diventa un problema. Qui abbiamo la custodia della Hero 8 che ho acquistato su internet. Non è l'originale, perché l'originale GoPro costava molto di più, e ho acquistato con meno di 20 euro questa custodia, che mi è arrivata peraltro dotata di ben tre filtri colore che possiamo qui vedere: due rossi di diversa gradazione ed uno magenta, e che quindi fanno parte della confezione, che chiaramente si inseriscono facilmente nella parte anteriore della custodia. Li ho già provati in immersione e qui, come possiamo vedere, basta avvicinarli ad incastro, si incastrano nella parte anteriore della custodia e quindi permettono l'utilizzo sott'acqua dei filtri colorati. Ma non è questo il problema. Il problema è che naturalmente la vecchia custodia originale della Hero 7, nella quale ho montato in questo caso l'aggancio per la lente grandangolare della Inon, non è uguale di dimensione, a parte, ripeto, il fatto del tasto mode di accensione, che come vediamo è in due parti completamente opposte della videocamera. Non posso adattare l'adattatore Inon sulla custodia della Hero 8 perché le dimensioni del riquadro sono diverse, ma è diversa anche l'impostazione, qui la grandezza proprio del policarbonato, per cui questo attacco che è fatto apposta per la custodia GoPro non va bene, e questo è uno. Ma un'altra cosa che non va bene è l'attacco della lente, che adesso prendo, macro, sempre stavolta della backscatter, scusate, eccola qui. La lente della backscatter, che ha un passo da 55 mm per poterla avvitare in qualsiasi supporto, di solito viene venduta col sistema flip, che è questo. Il problema è che questo non calza per niente con la nostra custodia della GoPro, perché
come vediamo le dimensioni non sono per niente uguali, la possiamo girare come vogliamo, ho provato ma non c'è modo di adattarla naturalmente, perché questa è più grande rispetto al riquadro della custodia GoPro. Pertanto anche la lente macro della backscatter in questo caso non la possiamo adoperare, ma non possiamo adoperare neanche degli altri accessori che avevamo per le vecchie custodie, che qui non possono essere adoperate. Quindi per noi subacquei il problema è comprare una GoPro Hero 8 per fare l'upgrade rispetto alla Hero 7. Dico francamente che da prove che abbiamo fatto già a mare, la qualità, ma anche non a mare, anche in esterni, la qualità delle due videocamere è comparabile. Le due videocamere hanno una qualità assai simile. Ci sono nella Hero 8 alcune possibilità di settaggio dei menu interessanti per quanto riguarda per esempio il time warp, che può essere fatto anche in automatico, per cui passo direttamente dalla ripresa accelerata alla ripresa normale, oppure posso gestire dei preset, quindi ho un menu, ma questo ne abbiamo già parlato, con delle caratteristiche già preselezionate o dalla ditta direttamente o che si possono selezionare da parte dell'utente, per cui io posso prepararmi dei settaggi che mi verranno utili se per esempio voglio fare una ripresa in notturna piuttosto che una ripresa slow motion, con quindi un alto frame rate. E tutto questo facilita l'utilizzo, ma lo facilita in aria, perché per quanto riguarda poi l'uso in acqua, tutte queste cose con le nostre custodie non le possiamo sfruttare, perché chiaramente il touchscreen con la custodia di plastica non è utilizzabile sott'acqua, e quindi sappiamo che queste possibilità ci vengono negate. L'unica possibilità facile da mettere in atto, e ho già fatto un video che lo dimostra, è la possibilità di passare attraverso il tasto mode, quindi schiacciando il tasto laterale della custodia, attraverso le tre possibili fasi di operatività della GoPro, cioè dire la fotografia, il video e il time warp o il time lapse, potremmo sceglierlo a secondo il settaggio che diamo prima dell'immersione. Passando col tasto mode posso in effetti passare dalla fotografia, però poi per gestire i singoli menu dovrei utilizzare entrambi i tasti, e poi sott'acqua, utilizzando questo schermetto anteriore, andare a cercare nei vari menu di trovare la giusta soluzione. È una cosa che si può, come dire, enunciare così come sto facendo io a parole, ma poi in acqua sfido chiunque a poterci riuscire. Io non ho mai adoperato questa possibilità, a seconda di quello che devo fare la setto prima e quindi vado poi con quel settaggio. E quindi diciamo che queste due videocamere a livello qualitativo sono praticamente a pari merito. La Hero 7 rispetto alla Hero 8, a mio avviso, per quello che ho potuto constatare, ha una migliore gestione dei colori, sia se la utilizziamo con il settaggio flat e quindi il profilo colore piatto, sia se utilizziamo il profilo colore GoPro, che è quello scelto dagli ingegneri che hanno creato l'algoritmo e il firmware per la GoPro. In immersione ho fatto la prova e ho messo un video di recente dove la GoPro Hero 8 è stata testata sia con il profilo colore flat che con il profilo colore GoPro. Ho notato che il profilo colore flat secondo me lascia a desiderare. È vero anche che le condizioni di visibilità non erano eccellenti, c'era una lattiginosità dell'acqua che rende difficile qualsiasi settaggio per qualsiasi macchina, ma diciamo anche che, avendo provato il giorno prima anche la Hero 7 inappaiata, devo dire che i due profili colore GoPro Color sono anche quelli differenti. La Hero 8 tende a saturare di più e la Hero 7 invece dà dei colori più naturali, a mio avviso. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il sensore è uguale, il processore è uguale, la possibilità dei frame rate in entrambe le macchine non è cambiata, si arriva massimo a 4K 60 frame per secondo oppure a 1080 200 o 240 a seconda se si va in PAL o in TSC. E quindi io ritengo che fare il passaggio dall'una all'altra, come mi chiedono moltissimi, vale la pena oppure no.
stando allo stato attuale, per noi subacquei a mio avviso non vale la pena, perché dovremmo accantonare, come ho io, tutte le custodie e tutti gli accessori che abbiamo. Qui per esempio c'ho il grandangolare della Inon, di cui ho più volte parlato e che vi ho fatto vedere, che si adatta perfettamente sia alla custodia di plastica che alla custodia di alluminio, in questo caso della Easy Dive, con una facilità di utilizzo e una praticità eccezionali. Andare ad abbandonare queste possibilità per utilizzare una custodia che sì, arriva a 60 metri, dicono loro, ma praticamente non mi consente di mettere nessun tipo di accessorio, non mi sembra che valga la pena. È anche vero che la Easy Dive ha già provveduto a mettere sul mercato una custodia per la Hero 8 d'alluminio, con molta probabilità quindi in quella custodia, anzi certamente, sarà possibile agganciare gli accessori sia per quanto riguarda la lente grandangolare che la lente macro. Però chiaramente il costo di una custodia in alluminio non è paragonabile a quello di una custodia in plastica. Detto questo, quindi ritengo che la diatriba per coloro che ancora sono indecisi se scegliere la Hero 8 o la Hero 7, perché magari vogliono passare da un vecchio modello a un modello più recente, posso dire che a mio avviso, stante anche il mercato, per cui il prezzo della Hero 7 si è decurtato rispetto a quello che era all'origine, proprio perché è uscito il modello successivo, forse oggi la scelta più azzeccata per un subacqueo è la Hero 7, con la possibilità di utilizzare, ripeto, tantissimi accessori che già sono sul mercato. Chi invece vuole comunque stare al passo e vuole prendere la Hero 8, sappia che magari prendendo poi la custodia Easy Dive, e col tempo arriveranno anche le altre custodie sia in plastica che magari di alluminio, che consentiranno di poter adoperare gli accessori, avrà senz'altro un'ottima macchina. Poi diciamo anche che il firmware della Hero 8 è stato aggiornato solamente una volta da quando è uscita, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti del firmware. Questo potrebbe lasciar sperare che magari nel futuro qualcosina a livello di colorimetria venga messa a punto, come è avvenuto peraltro per la Hero 6, quando uscì la Hero 6, che all'inizio era veramente inguardabile il filmato. E niente, quindi detto questo, cari subacquei, il mio consiglio è questo: volete una macchina ottima e utilizzare accessori che già sono sul mercato, la Hero 7 è un'ottima scelta. Se invece prendete la Hero 8, sappiate che avete una macchina che a livello pratico vi dà delle immagini paragonabili alla Hero 7, quindi di buona qualità, ma non avete tutti gli accessori attualmente da poter utilizzare per la vostra videocamera. Spero di essere stato esaustivo, di essere stato chiaro, di avervi quantomeno dato un quadro completo. Vi saluto e ci vediamo in una prossima occasione. Ciao a tutti.